Adesso scoprirai come far rimbalzare una lettera. Una lettera potrebbe rimbalzare per rappresentare uno sport, il movimento di un animale o la personalità ottimistica di una persona. Per iniziare, aggiungi un nuovo sprite al progetto. Scorri nella libreria degli sprite disponibili finché non trovi la lettera che preferisci. Fai clic sullo sprite per aggiungerlo al progetto. Questo esempio utilizza la lettera A, ma puoi aggiungere uno sprite per il nome che stai animando. Dalla scheda Codice, seleziona il menu Movimento. Fai clic, tieni premuto e trascina un blocco Cambia Y di. Sostituisci il valore nel blocco con 20. Fai clic sul blocco per sperimentarne l'effetto. Lo sprite si sposta verso l'alto, ma per farlo rimbalzare deve spostarsi anche verso il basso. Per spostare lo sprite verso il basso, trascina un altro blocco Cambia YD e modifica il valore su meno 20. Non collegare i due blocchi. Fai clic sul blocco. Lo sprite si sposta verso il basso. Quindi, fai in modo che lo sprite si muova ripetutamente in alto e in basso, in modo da rimbalzare. Collega i due blocchi Cambia YD, quindi fai clic sul menu Controllo. Trascina un blocco Ripeti e posizionalo tra i due blocchi Cambia YD. Fai clic sulla colonna dei blocchi. Sembra che lo sprite non si stia spostando, ma in realtà si muove così velocemente da apparire invisibile. Per risolvere il problema, fai clic sul menu Controllo e trascina un blocco Attendi. Posizionalo nel blocco Ripeti sopra i blocchi Cambia YD. Trascina un altro blocco Attendi e posizionalo tra i due blocchi Cambia YD. Fai clic sulla colonna dei blocchi. Lo sprite rimbalza troppo lentamente. Cambia i valori nei blocchi Attendi con un numero più piccolo, ad esempio 0,1. Fai di nuovo clic sulla colonna dei blocchi. Adesso va meglio. Quindi, fai in modo che lo sprite emetta un suono mentre rimbalza. Apri la scheda Suoni. Adesso fai clic per aggiungere un suono. Scegli un suono dalla libreria di Scratch. Seleziona il suono da aggiungere al progetto e fai clic. Dopo aver scelto un suono, torna alla scheda Codice. Seleziona il menu Suono, trascina un blocco Avvia riproduzione suono e posizionalo nella colonna dei blocchi sotto il primo blocco Attendi. Cambia il menu a discesa con il suono da te aggiunto. Fai clic sulla colonna dei blocchi. Lo sprite rimbalza mentre viene riprodotto il suono. Per eseguire questo codice quando si fa clic sullo sprite, seleziona il menu Situazioni e trascina una situazione quando si clicca questo sprite. Aggiungilo in cima alla colonna dei blocchi. Fai clic sullo sprite. Quando si fa clic su di esso, lo sprite rimbalza e viene riprodotto il suono. Adesso gli altri utenti possono usare il codice da te creato facendo clic sulla lettera del tuo nome. Ora tocca a te! Aggiungi un nuovo sprite al progetto. Aggiungi un blocco Cambia YD. Aggiungi un altro blocco Cambia YD e modifica il valore con un numero negativo. Aggiungi un blocco Ripeti. Aggiungi due blocchi Attendi. Aggiungi un suono al progetto. Aggiungi un blocco Avvia riproduzione suono e scegli il nuovo suono dal menu. Aggiungi una situazione quando si clicca questo sprite. Quando hai terminato questi passaggi, torna su questa pagina per selezionare un altro video.